Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Qua alla mia sinistra, come se fosse un incontro di box, una staffa per flash della Godox S2 con attacco Bowens. Mentre alla mia destra una staffa per flash della Newer con attacco Godox. Quale delle due vincerà? Quale delle due è migliore? Quale delle due è conveniente acquistare? Oggi ragazzi l'andremo a scoprire insieme. Cominciamo subito! Con l'aiuto di un flash, in questo caso un Godox V860 versione 3 per Nikon, se non lo conosci ti lascerò il link in descrizione e qua sopra, valla a vedere, ne parlo in due o tre occasioni, andiamo a inserire questo flash all'interno della staffa Godox. Ruotiamo e chiudiamo. Guardate com'è fluido, come ruota bene, com'è semplice eseguire questa operazione. Andiamo a rifare la stessa cosa con l'altro flash e notiamo che è un po' più complicato, è un po' meno snodata questa vite, si fa un po' più fatica, però il suo lo fa lo stesso. Ma c'è una cosa che non mi piace di questo attacco rispetto a questo, e questa cosa non riuscite a notarla. Questo della Godox qua sopra è vellutato, questo della Newer no. È un fattore estetico non da poco, perché alla lunga potrebbe danneggiare il vostro flash. Quindi, primo punto a favore del Godox. Secondo punto ragazzi, utilizziamo un ombrellino per la pioggia? No, lo utilizziamo come diffusore. Andiamo a vedere come eseguire questa operazione nel Godox. Abbiamo qua una fessura dove noi non dobbiamo fare altro che andare a inserire il nostro ombrellino e non dobbiamo fare nient'altro, quindi non c'è nessuna vite da stringere. Andiamo a eseguire la stessa operazione con l'altra staffa e abbiamo un qualcosa di simile, quindi anche qua abbiamo un buco. Andiamo a inserire il nostro ombrellino in questo modo, però qua abbiamo una vite, quindi mettiamo e stringiamo. Qua ragazzi devo dire che secondo me Godox e Newer si equivalgono, cioè è una scelta, ovvero preferite la linguetta o la vite, non cambia niente, alla fine devo dire che anche con la vite è comodo, così come è altrettanto comodo con la linguetta dove non c'è bisogno della vite, a volte la vite succede che col tempo si allenta, si perde, insomma, però devo essere sincero, qua secondo me 0 a 0 o 1 a 1, quindi siamo ancora in vantaggio questo S2 rispetto a quello della Newer di un punto. Andiamo avanti con la nostra recensione. Terzo punto, struttura metallica, non c'è paragone, cioè questo si vede proprio anche ad occhio nudo, dopo vi farò qualche ripresa dettagliata, è molto più resistente. Proprio ad occhio, uno lo vede subito, guardandoli dice beh sicuramente questo è molto più resistente rispetto all'altro. Ok, cioè si vede subito e anche quando uno va a inserire la staffa nel treppiede nota subito una certa differenza di stabilità. Quindi questo va a favore del Godox S2. Ma la grande differenza secondo me tra queste due staffe, una delle due grandi differenze, è proprio questa. Adesso ve la faccio vedere. Guardate cosa succede nel momento in cui vado a ruotare la posizione di questa staffa. Sentite? Va a scatti. E non è neanche tanto bello, cioè non so quanto durerà. Guardate quest'altra qua invece, com'è fluido il movimento. Adesso vi faccio vedere. Guardate. Vedete? Come gira in modo fluido. Cioè questa ragazzi sembra una differenza da poco, ma è tanta roba secondo me. Quindi altro punto non da poco a favore di questo Godox. Ma non finisce qua, perché il Godox S2 ci dà la possibilità di estrarre questa parte qua, quindi toglierla, e utilizzarlo per il Godox V1 oppure per due Godox TT350 messi in verticale. Io ragazzi purtroppo non ho questi oggetti da mostrarvi, però ci sono diversi video in rete che mostrano com'è possibile utilizzare questa staffa con due flash in verticale
oppure il Godox V1, proprio perché togliendo questa parte qua, la parte circolare ci dà la possibilità di utilizzarlo per diversi flash Godox, ok? Questo qua non ci dà la possibilità di togliere questa parte qua, quindi possiamo utilizzarlo solo per un flash messo in orizzontale, ok? Anche qua ragazzi può sembrare una banalità, però dal momento in cui dovete acquistare uno o l'altro, secondo me conviene acquistare tutta la vita questo qua, questo della Godox, perché con pochi euro di differenza il risultato a livello qualitativo e di utilizzo è a mio avviso notevole. Comunque continuiamo e andiamo a vedere come collegare il nostro diffusore alla staffa. Allora ragazzi, ho preso un softbox della Godox e lo andiamo a inserire all'interno della nostra staffa, in questo modo. Ok? Il gioco è fatto. Allora, secondo me questa operazione conviene farla con la staffa staccata dal treppiede e col softbox in terra. Io per poter registrare questo video sono stato costretto a farlo così. Per estrarre e quindi togliere il nostro diffusore, molto semplice, non dobbiamo fare altro che tirare questa levetta e girare e il gioco è fatto. Qua ragazzi potete fidarvi di me, cioè togliere e mettere il modificatore di luce dalla staffa è esattamente uguale tra i due, cioè non ho riscontrato differenze, quindi si equivalgono in questo. E anche il metodo è esattamente lo stesso, cioè c'è questa linguetta qua va tirata ed è esattamente uguale. Altro punto da non sottovalutare, ovvero come trasportarlo. Beh, guardate com'è bello questo. Avete la possibilità di richiuderlo in questo modo, metterlo nello zaino e occuperà pochissimo spazio. Vedete? Questo è il modo corretto per chiuderlo. Questo qua non ti dà questa opportunità. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, questo è un blocco unico, quindi all'interno della borsa questo qua occuperà sicuramente più spazio rispetto all'S2 della Godox. Ecco perché alla fine, secondo me, conviene acquistare tutta la vita questo Godox S2. Allora ragazzi, questo qua me l'ha regalato un'azienda che io personalmente ringrazio. Vi lascerò il link in descrizione per acquistarlo. Vi ricordo che ho il link affiliato Amazon, quindi a voi non cambierà niente, io in cambio riceverò una piccola percentuale. Vi lascerò qualche altro link in descrizione sempre della Godox, come il flash oppure il modificatore di luce che avete visto in precedenza. Ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere. Come sempre, un saluto, un abbraccio e un bacio. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!